L'idea nasce da tanti piccoli fatti messi insieme. Noi abbiamo una grande squadra che ci dà tante soddisfazioni. La storia di questa squadra è la VL, che chiediamo ai ragazzi giovani che vanno a vedere con entusiasmo le partite: che cos'è VL? Vittoria Libertas. Che cos'è Libertas? Boh, si sono tutti dimenticati. E questa dimenticanza mi ha fatto risalire nel tempo. Negli anni 60, quando la Vittoria è retrocessa, la Libertà si è salita, si sono sviluppate le società parrocchiali, si è creato un movimento sociale notevole che tuttora caratterizza Pesaro. L'idea è fare un riconoscimento ufficiale al valore sociale che queste squadre di parrocchiali, che io chiamo parrocchiali, hanno portato nella società pesarese. La pallacanestro a Pesaro non è nata nel 46 con la VL, ma è nata molto tempo prima con una squadra di donne, quindi parliamo del 39. E le parrocchie indiscutibilmente hanno creato quel ruolo familiare che, diciamo, che i giovani avevano necessità, avevano bisogno, quindi nati in un posto tranquillo, hanno giocato, hanno fatto sport e questa passione a Pesaro per il basket è stata qualcosa di straordinario che tuttora la vediamo, no, a seguire la squadra, la prima squadra. Chi aveva le scarpe intere era già fortunato, il dilettantismo totale assoluto, la possibilità soprattutto di tutti, di giocare tutti, dal più alto al più basso. Io quando uscivo da scuola avevo 10 anni, uscivo da scuola all'1:30 ero già nel campo a prendere il posto, perché se volevi giocare a pallacanestro dovevi prendere il posto e aspettare che i grandi ti chiamavano. Ma non ero solo io, eravamo tutti così, quindi si viveva intorno al campo da basket, al campo da calcio, al campo d'atletica, eccetera.